Loro hanno il nostro uomo, il nostro pilota spia. Noi abbiamo il loro. Vogliamo che negozi lei lo scambio. È bravo nel suo lavoro. Sarà la prima volta per entrambi. Dovrebbe essere cauto. Come ci guarderanno? Come la famiglia di colui che vuol far liberare un traditore? Ogni uomo è importante. È una spia! Perché non lo impicchiamo? Dobbiamo sapere quello che le dice il russo. Non è una conversazione che faremo. Non faccia il Boy Scout con me, non c'è il manuale delle regole qui. Non mi dica che non c'è, noi la chiamiamo Costituzione. Dove vogliono che abbia luogo questo negoziato? A Berlino Est. La gente nel mio paese lo considera un atto di guerra. Il prossimo errore commesso dai nostri paesi potrebbe essere l'ultimo. Lei mi ricorda un uomo che veniva da noi quando ero piccolo. Casa nostra fu occupata da guardie partigiane di confine. E quell'uomo, l'amico di mio padre, fu picchiato. E ogni volta che lo colpivano, lui si rimetteva in piedi. Lo colpivano più forte e lui si rimetteva in piedi. Credo che per questo lo lasciarono vivere. E io glielo ricordo. Un uomo tutto d'un pezzo. Tutto d'un pezzo. La gente ha paura di quell'uomo. È una minaccia per tutti. Lo sai come ci guarderanno? La famiglia di colui che vuole far liberare un traditore? Ogni uomo merita una difesa. Ogni uomo è importante.